Presidente, sono 5 anni che esiste questa collaborazione con l'AISM, con la sezione di Crotone, coronata con il grande logo apposto sulle maglie del Crotone. Quest'anno non sarà possibile, ma c'è una grande e bella novità che fa piacere a tutti. Organizzeremo insieme a Luciana, abbiamo parlato poco fa, io ho fatto una sorpresa a Luciana, quello di innanzitutto ringraziare il mio gruppo, la VNV Group, che sponsorizza e porta avanti il Crotone Calcio, e di eliminare almeno una partita nel campionato e dedicarlo prettamente all'associazione. Questo per dare, oltre a una visibilità locale, anche una visibilità nazionale, e quindi cercheremo di organizzare magari prima di questa partita una conferenza stampa locale e nazionale, e metteremo in risalto l'associazione, che ha tanto bisogno di contributi per andare ancora verso la ricerca, cercare di sostenere questa ricerca affinché il problema si può risolvere. Luciana, prima di parlare dell'iniziativa del 12 e 13 ottobre, vorrei chiederti, senza nessuna polemica, ma a livello nazionale sono consci di quello che fa il Crotone per l'AISM crotonese? Sì, certo, e abbiamo avuto anche tempo addietro, insomma, una delegazione della sede nazionale. Vista questa bella sorpresa, mi auguro che anche i rappresentanti della sede nazionale potremo averli tutti quanti qua per vederli e toccarli da vicino, siccome se ne parla sempre, dici ma chissà come saranno, chi saranno, speriamo di portarli presto a Crotone, ma sanno, tutta l'Italia sa quello che ha fatto il Crotone Calcio, tranquillo, lo sanno. Parliamo della manifestazione del 12 e 13, hai detto 3.000 piazze con 10.000 volontari, cosa bisogna fare e dove siete? Allora, il 12 e il 13 ottobre siamo in piazza. Dove? Allora, le piazze, chiaramente a Crotone, in piazza Pitagora, eccetera, tutti gli altri paesi che sarebbero da elencare, basta andare sul sito dell'AISM, www.aism.it, e c'è l'elenco delle piazze e dei paesi dove siamo presenti, in tutta Italia, compreso il territorio di Crotone.